Ciao. 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 10 minuti di ritardo. Io penso che ci sia sempre alla base della grande amicizia che c'è un grande rispetto che per l'arte, per quello che facciamo, quindi la visione che abbiamo del mondo, tante volte ci ha visto ancora più amici, quindi credo che quella sia una scintilla importante. Tutto nasce da un compleanno, il compleanno dei 20 anni di Negramaro e il compleanno anche di 20 anni della mia amicizia personale con Giuliano Sangiorgi. E quindi i compleanni vanno festeggiati. Cioè Giuliano è venuto da noi e ha detto: ragazzi, come facciamo a organizzare una bella festa di compleanno per la musica dei Negramaro e per il mondo dei Negramaro? E due grandi amici e due grandi amanti della loro musica come me e Pasquale Junior Natuzzi si sono sentiti molto coinvolti, quindi volevamo dare il nostro personale contributo. E cosa sappiamo fare noi? Green Rabbit nasce da una chiacchierata tra tre amici che si riuniscono per sognare una collaborazione insieme per la prima volta. È interessante perché tu hai dato un'immagine e poi il mio lavoro è materializzare le immagini, no? Dar forma alle immagini. E quindi Verde Coniglio, pensando poi al fatto che triangolavamo con PJ, è diventato immediatamente un piccolo cocoon, un piccolo nido in cui trovarsi, no? Cioè qualcosa che ti potesse abbracciare, avvolgere e insegnarti anche, se vuoi, la strategia del coniglio, no? Sai, per me, oltre che essere un'immagine iconica e archetipica della storia, della leggenda Negramaro, è sempre stato proprio un motivo di grande fascinazione personale, no? Quindi provare veramente a dargli forma è stata una bellissima sfida. Questo Verde Coniglio credo che ancora ci stia accompagnando a conoscere mondi nuovi, come questo è un caso, no? È come se saltellasse qui e lì ancora. E questo saltare da un posto all'altro, da una situazione all'altra, mi ha permesso anche incontri speciali e sogni che non dovessero essere necessariamente quelli del settore musicale. In certi casi l'unicità del legame, la rarità della visione che c'è stata e che oggettivamente Giuliano ha avuto e tu hai saputo emancipare e tradurre in un oggetto unico, iconico e che forse sarà senza tempo, hanno creato i presupposti perfetti per dare via a un processo creativo che andasse fuori da qualsiasi standard. Ci sono immagini che lasciano il segno, canzoni che accendono il sogno e sogni che diventano a loro volta immagini potentissime, vivide, reali. E poi c'è un coniglio verde, anzi, un verde coniglio, e Green Rabbit.